Eleonora Brunacci lo confessa ridendo a Diletta Leotta, ospite col marito del podcast Mamma Dilettante. La moglie di Mariano Di Vaio svela di essere rimasta incinta 4 volte nonostante prendesse la pillola. Il dottore mi ha detto che non era possibile, svela la 36enne. Si parla della loro numerosissima famiglia. Eleonora e Mariano, sposati dal 2015, sono genitori di Nathan Leone, nato il 27 novembre 2016. Leonardo Liam, venuto al mondo il 18 giugno 2018. Filiberto Noah, 22 settembre 2019. E Mia Annabel, arrivata il 25 gennaio 2022. Diletta vuole sapere se il rapporto con l'ultimogenita del 35enne sia diverso rispetto a quello coi 3 maschietti. Sì, totalmente diverso. I maschi mi abbracciano. Lei è schiva. Molto mammona, sottolinea lui. La Brunacci aggiunge. 3 figli tutti maschi. La loro prima parola è stata, Daddy. Con la femmina finalmente è stato diverso. Lui è comunque molto papà da maschio. Ha un carattere geloso. Pensare alla figlia femmina. Mariano replica. Geloso? Sì. Adesso un po' meno. Quando ho saputo che era femmina la mia titubanza derivava dal fatto che avevo paura rompesse gli equilibri bellissimi che si erano creati nella nostra famiglia e che tuttora ci sono. Di Vaio poi confida. Quando è arrivata la femmina ho detto. No. Io speravo in un altro maschio. Mi è caduto il mondo addosso. A parte che quando ho saputo del quarto mi è caduto il mondo addosso. Non ho parlato per 3 giorni. La moglie lo ascolta e così, sorridendo divertita, racconta. È stata tutta una cosa particolare la nostra storia. Parla dei 4 figli arrivati e precisa. Così sembra che non li volevo. Assolutamente no. Io 3 figli li avrei fatti subito. Gli fa eco il marito. Lei prosegue e confessa. Lo dicevamo sempre che li volevamo. Però non in quei momenti in cui ci sono venuti. La Leotta rimane stupita e domanda. Quindi non erano cercati. E allora com'è successo? Mariano sussurra. Ce lo chiediamo anche noi. E Leora chiarisce. Esatto. Sì. Nel senso che io prendevo la pillola quindi è stata una cosa. Tutte e 4 le volte e tutte diverse. Infatti il mio ginecologo ha detto. Non è possibile. O avete una compatibilità biologica del 1000 per 1000. Ma col senno del poi siamo strafelici. Non potremmo vivere senza di loro.